Dopo giorni di persistenti speculazioni amplificate da alcune indiscrezioni presenti sulla stampa, che la indicavano tra i principali candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni europee, è stata la giornalista stessa a cercare di dissipare i pettegolezzi con una netta negazione. Al Fatto Quotidiano, Annunziata ha dichiarato: «Non prenderò mai parte alle elezioni europee». Come aveva recentemente riportato il Corriere della Sera, si vociferava che Annunziata potesse essere una possibile capolista per il Sud per il partito di Alice Schwein, ma questa ipotesi è stata categoricamente respinta dalla giornalista dopo la sua uscita dalla RAI. Ha affermato: «Né con il Partito Democratico né con qualsiasi altro partito. Spero che questa mia smentita sia sufficientemente chiara per tranquillizzare tutti». Il 25 maggio scorso, Annunziata aveva annunciato le sue dimissioni in modo irrevocabile tramite un'email inviata all'amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto Sergio. Questa decisione aveva suscitato polemiche a causa delle tensioni che l'ex conduttrice di Mezz'ora aveva segnalato nell'ambiente della nuova RAI durante il governo Meloni, temendo pressioni incompatibili con la sua trasmissione. Di recente, Annunziata ha accettato una collaborazione con Radio 24, dove condurrà un programma il sabato mattina in coppia con il vice direttore del Sole 24 Ore, Daniele Bellasio. Secondo Prima Comunicazione, prima di accettare questa offerta, Annunziata ha dovuto chiarire le questioni contrattuali con la RAI, che le impedivano di condurre programmi giornalistici in televisione. La radio, così come la scrittura e le sue partecipazioni come ospite in televisione, sono rimaste escluse dagli accordi, sebbene in numero limitato. Iscriviti al canale.